Allora, sul tema dell'epatite C, i pazienti che sono attualmente in trattamento con i medicinali antivirali ad azione diretta sul virus dell'epatite C sono quelli al momento ricompresi nel programma nazionale AIFA. In Toscana, a questa data, la data dell'interrogazione, hanno iniziato la terapia 1582 pazienti Grazie dei. Presidente, grazie Assessore. Mi fa piacere il fatto che, come dire, secondo le categorie identificate come rischiose, dall'AIFA sia riusciti a passare dai 20 casi di febbraio del 2015 ai 1582 sui 1750 casi realizzati. Diciamo, la risposta in questo senso è una risposta clinicamente soddisfacente. Lo è meno rispetto all'obiettivo dei 100 giorni che noi condividevamo del Presidente Rossi, in quanto che si diceva che si cercava di realizzare un intervento su 26.000 pazienti in Toscana. Ci si è provato, ma diciamo, non ci siamo riusciti. Diciamo. Allora, la domanda è chiara da un punto di vista politico: quanto è stato propaganda e quanto c'è davvero, e questo vorremmo che fosse, l'intenzione e l'interesse da parte della Giunta ad arrivare fino a questo. Questo vuol dire anche mettere in discussione a livello nazionale la modalità di approvvigionamento dei farmaci, sapendo che Big Pharma ci fa pagare dei costi eccessivi quando già in Egitto o in India, con parità di qualità del farmaco, si riesce a ridurre di 20.000 volte il costo. Cioè, quindi è una cosa importante su cui io credo ci si debba impegnare tutti per superare queste limitazioni che i brevetti sui farmaci hanno, che di per sé, almeno dal nostro punto di vista, rappresentano una grande immoralità, il fatto che facciano profitto su queste situazioni di dolore che riguardano in Toscana probabilmente fino a 40.000 persone, secondo le stime, e curabili 26.000. E questo potrebbe comportare, e concordo con l'analisi fatta a suo tempo dal Tor Vergata, dall'università, che ci dice che entro il 2020 si sarebbe azzerato i costi della patologia, ma non è solo un problema di costi, la qualità di vita di queste persone e di tutto ciò che ne consegue in termini di relazioni umane, familiari, di sicurezza nella stabilità sociale di questi soggetti. Grazie comunque.